Salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e benvenuti a una nuova guida in pillole dedicata a Dark Knights. Oggi parleremo nel dettaglio del sistema di evocazioni, ovvero della cosiddetta parte gacha del gioco di Arknights, ovvero del principale metodo di ottenimento degli operatori. Per ottenere un operatore vi basterà cliccare sul bottone Headhunt e così facendo vi ritroverete davanti a delle schermate, chiamate banner, che altri non sono se non dei grandi raggruppamenti di operatori che potrete ottenere con percentuali più o meno alte. Le valute utilizzabili per evocare sono due. La principale, gli Orundum, sono queste pietruzze rosse, mentre gli Originium, queste pepite dorate assai più rare e ricercate, sono sia ottenibili in gioco sia comprabili con soldi veri all'interno del negozio. Gli Originium vengono anche utilizzati per acquistare gli abiti alternativi degli operatori, per cui non parliamo di una risorsa da spendere con leggerezza anche per le evocazioni. La vostra valuta principale è e sarà sempre quella degli Orundum, e in Arknights le evocazioni da 10 si eseguono spendendo 6.000 Orundum. Dal punto di vista dei rate up, cioè degli operatori con percentuali aumentate di apparire nelle evocazioni, Arknights è molto intuitivo e solitamente mostra gli operatori in rate up nel disegno rappresentativo del banner. Parlando ancora di percentuali, ecco quelle classiche di Arknights. 2% di probabilità di trovare un 6 stelle, 8% di trovare un 5 stelle, 50% di trovare un 4 stelle e 40% di trovare un 3 stelle. All'interno di queste percentuali figurano poi quelle degli operatori in rate up, che vantano un mediamente generoso 50% di essere evocati rispetto a tutti gli altri operatori della loro rarità. Ora approfondiamo le differenze tra le due macro tipologie di banner presenti su Arknights: i banner standard e i banner limitati. I banner standard costituiscono la stragrande maggioranza dei banner e le percentuali esposte in precedenza si riferiscono proprio a questo tipo di banner. È facile riconoscere questi banner sulla base di un semplice fattore, ovvero l'offerta di un 5 stelle o superiore garantito nelle prime 10 evocazioni. Noterete questa offerta speciale poiché sarà sempre evidenziata nell'area di questo bottone. Inutile dirvi che vi straconsiglio, in particolare se siete agli inizi, di approfittare sempre di questa possibilità per ampliare la vostra scelta di operatori. L'offerta è valida sia per le evocazioni singole che per una da 10. Viceversa, i banner limitati sono delle vere e proprie rarità e vengono solitamente rilasciati solo per eventi speciali. Questi banner presentano degli operatori chiamati a loro volta limitati, poiché non reperibili nei normali banner standard. Nian, Dusk, W e Chen Alter sono solo alcuni esempi degli operatori limitati che sono comparsi in passato. Le percentuali di rate up dei banner limitati sono leggermente differenti rispetto a quelle dei banner standard. Gli operatori in rate up infatti hanno una percentuale del 70% di essere evocati. Questi banner sono riconoscibili dal contatore delle evocazioni presente in alto a sinistra sul banner. Il contatore serve a segnalare ai giocatori la più o meno vicinanza al cosiddetto pity rate, una meccanica unica dei banner limitati che permette di ottenere uno dei 6 stelle in rate up a scelta una volta raggiunte le 300 evocazioni. E sempre a proposito di operatori a 6 stelle garantiti, non posso non spendere due paroline sul meccanismo di safety net, ovvero di rete di salvezza dei giocatori più sfortunati, che esiste all'interno di Arknights in modo da assicurare a tutti i giocatori, prima o poi, un operatore a 6 stelle. È un sistema pressoché identico a quello di un altro notissimo gacha del panorama videoludico, ovvero Genshin Impact, e prevede un aumento costante delle probabilità di trovare un operatore a 6 stelle una volta superate le 50 evocazioni. In parole povere, dalla 51esima evocazione in poi avrete sempre più possibilità di trovare un operatore a 6 stelle. Questo sistema si mantiene nei banner standard, ovvero che se in un banner evocate 31 volte e in un banner evocate 9 volte, nel terzo banner partirete da 40 evocazioni e quindi sarete vicini a questo meccanismo che vi garantirà un operatore a 6 stelle.
ciò avviene anche nei banner limitati, con l'importante differenza che invece i banner limitati hanno un sistema numerico di evocazioni a parte, ovvero varranno esclusivamente le evocazioni fatte su quel banner e non quelle fatte in precedenza. Ci sono tante altre cose che vorrei insegnarvi, ma per il momento mi fermo qui. Anzi, prima di fermarmi, vi auguro il fattore più importante per quanto riguarda le evocazioni su Arknights, ovvero tanta, tanta, tanta fortuna. Vi auguro di trovare gli operatori che preferite e vi auguro di non rimanere mai scottati da evocazioni particolarmente sfortunate. Se avete gradito questa nuova guida in pillole, mi raccomando, lasciatemi un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni, sia a tema Arknights che non, e date un'occhiata alla mia descrizione, dove troverete il link al mio sito Viola, che inizia con T e finisce con Witch, alla mia pagina Instagram e al mio canale Discord. E detto questo, da Jule è tutto. Buona fortuna nuovamente con le vostre evocazioni e vi do appuntamento alla prossima guida in pillole. Buon gioco a tutti e ciao!